Telespettatori, buonasera. Oggi per parlare un po' di politica a Mazara, ma anche così con uno sguardo alla politica regionale, abbiamo ospite studio, un gradito ospite, ripeto, il consigliere comunale e rappresentante del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Mazara, professor Nicola Lagutta. Professore, no, Io. comunque ti ringrazio, l'accoglienza è veramente bella, carina. Io ricordo ancora quando facevi il telegiornale a Trevallo con il costume sotto, però tanto si inquadrava a mezzo busto e quindi tutti ti vedevano con la giacca. Questo Ah, non dovevamo rivelare no, queste dovevamo cose. Ok, però mi rilevare fa molto piacere alla fine essere intervistato, alla fine, no, spero che sia l'inizio di l'inizio di una il lunga proseguo di una lunga carriera, la tua soprattutto. No, soprattutto la tua. Va Va bene, Nico, va, lasciamo bene, stare i convenevoli, lasciamo ok. stare i convenevoli. Diamo uno sguardo un po' alla politica. Tu sei un importante rappresentante politico per la città di Mazara, rappresenti una parte, come dire, notevole dell'opposizione, cioè il Movimento 5 Stelle, che nelle appena passate consultazioni regionali hanno ottenuto a Mazara un successo strepitoso, divenendo il primo partito, il più votato, sia per quanto riguarda il candidato sia per quanto riguarda la lista. Quindi questo significa che ha una grossa responsabilità anche in seno al Consiglio Comunale. Tante cose sono avvenute in quest'ultimo scorcio di tempo nella città di Mazara. Innanzitutto, di questo ce ne siamo accorti veramente tutto, questa grande emergenza dei rifiuti che insomma momentaneamente è stata rintuzzata, ma come ci ha ricordato lo stesso presidente Musumeci, l'autorizzazione, così a conferire in discarica, è soltanto un'autorizzazione momentanea per 10.000 tonnellate, che facendo il calcolo dei 22 comuni della provincia di Trapani, insomma, nel giro di 3 mesi potremmo essere di nuovo nella stessa situazione. Non lo so, le cifre se onestamente non le conosco con esattezza, però sta di fatto che il problema si è riproposto in più volte nell'arco di questi anni e si è riproposto perché sostanzialmente l'intero ciclo dei rifiuti in Sicilia è gestito male, la normativa siciliana, italiana, le direttive europee portano in tutt'altra direzione e quindi siccome ancora in Sicilia sia la regione ma anche i comuni, molti comuni e fra questi anche purtroppo il comune di Mazara del Vallo non si sono orientati verso la raccolta differenziata e allora tutti questi comuni, tutto il territorio siciliano, gran parte del territorio siciliano è schiavo Delle di discariche. questo meccanismo che porta a prendere le cose che noi buttiamo e invece di trasformarle in risorse riciclabili, riutilizzabili, le prendiamo e le buttiamo in questi buchi in campagna più o meno protetti che sono le discariche. Siccome le discariche devono essere tutte dismesse, la direttiva europea porta verso rifiuti zero e quindi verso la non produzione dei rifiuti, ma purtroppo ancora non siamo in quella direzione, ancora ci sono queste discariche. Si parla addirittura di termovalorizzatori, ma Enzo, noi dobbiamo, ormai abbiamo una certa età, parlo per me, io ho una certa età perché tu No, sei no, sempre no, no, no. giovane. Dobbiamo pensare al futuro e se pensiamo al futuro viene anche semplice perché quali sono le conseguenze, perché la direttiva europea, quali sono le conseguenze a lungo termine, medio e lungo termine delle discariche? Sono il rischio per le falde acquifere, quindi per l'acqua che noi beviamo. Quali sono le conseguenze, quali sarebbero e sono le conseguenze invece per i termovalorizzatori? Bruciare le cose, bruciare la spazzatura, genera diossina, genera delle sostanze che è No. riconosciuto, sono cancerogene. Quindi l'aria che respiriamo a lungo termine, in quella direzione, utilizzando quelle strategie, ci porta a respirare, porterebbe i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti a respirare aria non buona. Tu stai facendo, come dire, Quindi dobbiamo orientarci tutti verso il sistema, quello migliore, che preservi la natura, che preservi il e rispetto per le sarebbe? nostre, e sarebbe la diminuzione della produzione dei rifiuti. E È per quello. arrivare lì ci vogliono normative nazionali, c'è un percorso molto più lungo.
ma si può intanto cominciare con quella che è la differenziazione di quello che noi buttiamo, perché differenziamo, riusciamo a rimettere quelle frazioni nobili nel circuito delle cose che utilizziamo. Il vetro si deve riutilizzare, la plastica La carta, sicuro. si può vendere a chi la lavora, addirittura dalla plastica si può fare il pile. Il pile, un tessuto che Sì. noi indossiamo, e la carta, il cartone, si può riciclare, si può rifare carta e cartone. Lo stesso dicasi per la parte, però ho letto un articolo di recente che parlava, si riferiva al fatto che, per esempio, ci sarebbero difficoltà in Sicilia per il compost, per produrre il compost. Perfetto, se non ci sono abbastanza strutture che fanno questa cosa, allora prendiamo i fondi europei, prendiamo i fondi disponibili in regione e utilizziamoli per farne di più di questi centri, di questi centri di stoccaggio dell'organico che Tu, si può scusa, trasformare, volevo finire se solo un in attimo, composto, vabbè, in quello. compost o anche in energia. Allora il discorso è duplice, le città dai sindaci devono essere organizzate affinché si faccia la raccolta differenziata a tutti, non Ecco. come opzione, come obbligo, un E bisogno. io qui, insomma, tu hai fatto un po' Un giro molto un vasto, giro sì, mi molto rendo largo, conto. passando da quello che dovrebbe essere, insomma, come dire, l'ideale a livello nazionale, a livello europeo, ma noi Non è un'idea, quella è una dobbiamo legge, confrontare. è una Sì, è una legge, legge. perfetto. Ma noi dobbiamo parlare soprattutto del comune di Mazara del Vallo. A Certo. questo punto, perché io ho visto che in provincia altri comuni, Campobello, Marsala, due che sono noi Sì. confinanti, producono una bella percentuale di raccolta differenziata. Non abbastanza. Non abbastanza, ma comunque rispetto a Mazara del Vallo, Certo. voglio dire, producono abbastanza, Ah sì, secondo rispetto a Mazzara sono molto me. Ecco, avanti, enormemente perché a avanti. Mazara siamo al momento zero? Il perché è presto Perché io detto. ricordo che una decina d'anni fa, col lato Belice Ambiente, ai tempi di adesso. Di Francesco Di Truglio, Francesco diciamo, Trollo, non di c'è nessun Francesco problema. Trollo, si era raggiunto insomma, una buona Una buona percentuale di zona di raccolta raccolta differenziata. differenziata, che poteva essere un inizio, che proseguendo sarebbe stata, diciamo, sarebbe scaturita da quell'azione, sicuramente un percorso, sarebbe scaturito un percorso molto virtuoso, invece siamo andati molto indietro. Allora, ricordo, si optò per fare delle aree entro le quali tutti i cassonetti sparivano, quindi il problema per esempio dei cassonetti stracolmi oppure distanti, oppure del cassonetto che viene bruciato quando purtroppo la spazzatura abbonda, tutte queste cose non le avremmo più viste. Perché? Perché se si fa la raccolta differenziata porta a porta, allora si cominciò a fare in alcuni quartieri, fra cui il quartiere dove abito e vivo ancora io, se fai il porta a porta, il netturbino viene a casa tua a prendere giorno per giorno quello che tu devi dare, quindi ti controlla, ti educa, ti sanziona nel caso tu continui a non fare le cose giuste per come vadano fatte. Quindi praticamente c'è la possibilità, attraverso un sistema virtuoso di controllo anche e di supporto a tutti i cittadini, di cominciare a proseguire per quel percorso. Dopo che tutti abbiamo chiaro il come si fa la differenziata, si può pensare anche a sfruttare al meglio la raccolta di prossimità, ovvero con dei centri di raccolta, con dei cassonetti differenziati. Si può pensare, ma Ma prima in una occorre. città dove nessuno fa la differenziata, dove siamo all'11% raccolta differenziata, occorre che l'amministrazione si intesti una battaglia fondata sulla raccolta differenziata Porta a fatta porta, porta a porta. porta. Il cittadino casa per casa va intercettato, gli va offerto un servizio e non mi vengano a parlare di costi, non mi vengano a parlare di costi, perché la spazzatura, la raccolta della spazzatura in città è aumentata ho fatto una richiesta a Cessagliatti, nel 2010 pagavamo il servizio 4 milioni e 500 mila euro circa, una cifra del genere. Ora siamo arrivati a 11 milioni e 9. L'ultimo piano economico finanziario approvato in consiglio comunale, l'amministrazione ha portato un conto di quasi 13 milioni di euro. E dopodiché, ti dirò di più, i costi di conferimento non ci sarebbero se fai la raccolta differenziata in discarica. Ci sarebbero anzi degli introiti provenienti dalle cose che noi Vendiamo. vendiamo.
Poi tu mi dirai, va bene, ma la regione siciliana non è ancora pronta a chiudere il ciclo dei rifiuti. E lì ci vuole una classe amministrativa a livello regionale che organizza la regione per chiudere il ciclo dei rifiuti. Perché se noi raccogliamo, poniamo che la città si organizza e raccoglie tutte le bottiglie di plastica e facciamo queste balle, che non sono bugie, ma sono balle appunto di questo materiale, ne A chi facciamo le mandiamo? tante. Siamo costretti a spedirle perché qui non abbiamo le fabbriche che lavorano la plastica e la fanno diventare pile, giusto? La classe politica regionale, musumeci a questo punto, dovrebbe organizzare la regione siciliana affinché in Sicilia si riesca a fare quel tipo di fabbriche che ci sono nel nord Italia, nel nord Europa, dove spediamo appunto le balle, in modo tale che non abbiamo più bisogno di spedirle, ma diamo lavoro qui in Sicilia. Quindi Ah, questo è rispetto a un progetto, come dire, a largo il raggio, però progetto a largo raggio è questo. Dopodiché il governo nazionale dovrebbe, e lì torno nel noi, problema. scusa Nicola Dimmi, se ti interrompo, perché noi stiamo facendo tutta una serie di ok. Un discorsi, discorso si importante. potrebbe, sarebbe bello, sarebbe Si giusto. deve. Allora, facciamo una volta, togliamo tutte le condizioni. Si deve, si Ecco, e deve. allora per far sì che si raggiunga questa direzione, cosa bisogna fare? Hai detto giustamente l'appello ai politici a livello regionale, sicuramente a livello locale, cosa A possiamo fare? livello locale, io ho presentato con il supporto di tanti attivisti mazzaresi, ho presentato un regolamento per la raccolta differenziata porta a porta. Questo regolamento è finito nei meandri della burocrazia, arenato non so perché, quando i regolamenti non sono, quindi forse carini per alcuni, si perdono nei cassetti. Questo regolamento per la raccolta differenziata è da quasi 2 anni che è stato presentato. Non so, non ho notizie né dei pareri, non viene portato in Consiglio Comunale perché non si fanno queste cose. Una volta approvato in Consiglio Comunale a chiedere all'amministrazione di modificare il piano ARO, quindi l'ambito di raccolta ottimale, che è di competenza Però del sindaco, non l'hanno mai modificato. C'è una gara d'appalto che in qualche maniera migliorerebbe quel tipo di servizio rispetto al servizio che ho offerto adesso, però dico, questa classe politico-amministrativa porta in un'altra direzione, perché quando sento le interviste che sono anche, danno delle informazioni distorte, ho sentito il sindaco dire qualche giorno fa in un'intervista, ma come, l'amministrazione regionale vorrebbe fare ulteriori discariche? E poi contemporaneamente il sindaco da anni parla invece del progetto Best Mazara. Ebbene, il progetto Best Mazara, io ho fatto richiesta di accesso agli atti e ho gli atti qui disponibili. Il progetto Best Mazara, e questa è la cosa che sono qui per dire ai cittadini, parlare di questo progetto. Il progetto Best Mazara non è altro che la costruzione di delle discariche a San Nicola, in territorio mazarese. Tant'è che loro stessi, i progettisti stessi, fanno richiesta di valutazione di incidenza ambientale, e questa cosa è in valutazione in regione per adesso. Loro stessi mettono dei disegni e descrivono in questa maniera quell'impianto. Dicono che quell'impianto sarà fatto di queste cose. Ci sarà un impianto BESS, ovvero una discarica bioreattore. Quindi farà energia dai rifiuti indifferenziati perché in quella discarica ci sarà un dispositivo che farà sì che decantando, facendo fermentare attraverso un processo chimico il glucosio, quindi la parte organica dei rifiuti indifferenziati che vanno là dentro, si trasformerà in energia, ma tutto il resto che rimane là dentro, in quella discarica, nell'arco di, alla fine del processo dovrà essere comunque, come dire, dovrà essere lavorata. E quando finisce questo rapporto fra comune e ditta, perché c'è un protocollo d'intesa che ha una durata limitata nel tempo, che succede? Quello che succede in quella discarica, poi chi lo gestisce? Ma ti dirò di più, il progetto discarica bioreattore è un terzo di quello che succederà in quel sito, perché in quel sito, lo scrivono loro stessi, andranno a costruire anche un impianto di pretrattamento dei rifiuti d'ingresso al bioreattore, costruiranno una discarica per rifiuti speciali, lo scrivono loro, e poi un impianto di selezione e recupero dei rifiuti inerti. Fra i rifiuti speciali, chiaramente ci sono quelli pericolosi, ci sono anche quelli non pericolosi, ma c'è anche l'amianto. Quindi, quando in questo progetto mi scrivono che vogliono valutata la possibilità di fare
delle discariche, una di queste è un bioreattore con i rifiuti indifferenziati, con questa tecnologia americana, che però gli americani stessi, insomma, c'è un video disponibile, vi invito ad andarlo a vedere, pubblicato mi pare dalla Montana, su Vimeo, se andate a vedere, questa tecnologia è stata progettata, programmata per recuperare le discariche già esistenti, quindi un problema che già esiste e in emergenza ci si cerca con questo bioreattore di ovviare a quei rifiuti indifferenziati che vi sono. Ma l'altra parte di questo progetto è una discarica di rifiuti pericolosi, fra i quali anche l'amianto. Dico quindi, a questo punto sembra schizofrenica la realtà dei fatti. Da una parte si dice no, non costruiamo le discariche, sono un errore. Dall'altra parte si dice sono invece per la realizzazione di Best Mazzara. Tra l'altro un progetto fatto da privati. Personalmente io sono perché questo settore vada tutto completamente in mano allo Stato, perché nel momento in cui ci sono nei rifiuti persone private che mettono le mani, vuol dire che hanno interesse economico. Ci sono sicuramente speculazioni lecite, ma ci sono state anche speculazioni anche illecite, lo sappiamo tutti, i rifiuti sono un ambiente, come dire, sono un settore, un ambito molto molto particolare e non proseguo, che non ha funzionato. Allora io direi, se mettiamo tutto in mano allo Stato, lo facciamo gestire in una certa maniera, ovvero secondo il rispetto delle direttive europee, ma soprattutto secondo il rispetto della natura, noi usciremmo da speculazioni di privati di un certo tipo, usciremmo da distorsioni che portano verso l'inquinamento delle falde acquifere e dell'aria, e dobbiamo andare a orientarci tutti in maniera senza speculazione di sorta a, come dire, tutelare il patrimonio naturale che abbiamo. Noi siamo la specie umana. Questo. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del fatto che non dobbiamo estinguerci. Dobbiamo essere capaci di orientare. La classe politica amministrativa questo deve fare. Sapere dove bisogna arrivare e mettere in campo ogni azione, qualunque sia il costo economico, perché se voglio capire quanto costa una falda acquifera inquinata. Quanto costa l'aria pulita? Perfetto. Parliamo di costi? Allora, parliamo di queste cose. Siccome i sistemi ci sono, in America, a San Francisco, fanno la raccolta differenziata porta a porta. Sono quasi 800.000 abitanti. Non mi si venga a dire fesseria, allora, sul fatto che Mazzara è un grande centro. Allora, intanto dimostriamo di cominciare. Cominciamo nelle zone più popolate. Intanto, cominciando la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati, la parte indifferenziata per forza di cose sarà minore. In ogni caso, se si dovesse verificare un'emergenza come quella che abbiamo subito, non ci saranno più 700 tonnellate di spazzatura, magari saranno 100 tonnellate. Guarda, però ad Alcamo hanno raggiunto il 61% di raccolta differenziata, tutti i problemi che abbiamo vissuto noi a Mazzara non li hanno vissuti. Ovviamente. Ti dirò di più, molte volte sento parlare della Raggi di Roma, fa 50%, 54% di raccolta differenziata. Avranno problemi sicuramente, ma intanto sono a metà dell'opera. Noi siamo all'11% nel picco massimo del mese in cui è stata fatta la migliore raccolta ottimale differenziata. Sicuramente è una cifra qualche errore si è commesso, bisogna riconoscere gli errori e cominciare un percorso nuovo. Perfetto, tu sei insomma un po' allarmato con questa storia. Questo progetto Best Spazzatura, insomma, arriverà in Consiglio Comunale? Allora, in realtà questo progetto BEST attualmente è in assessorato regionale, c'è la votazione di incidenza ambientale. E quindi dalla regione daranno poi un... Dalla regione, perché chiaramente le discariche hanno a che fare con la regione, chiaramente però siccome è in territorio comunale il comune farà la sua parte. Io ti posso dire che già nel 2013 c'è una delibera della Giunta, in cui la Giunta fa addirittura un protocollo d'intesa, nelle more dell'approvazione di questo progetto fanno un protocollo d'intesa della durata di 8 anni. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché certo. Io ho sentito parecchi, insomma, rappresentanti politici del centrodestra durante, e anche del centrosinistra, devo dire, durante la campagna elettorale, insomma, ultima scorsa, e quasi tutti erano d'accordo con questo. Sulla raccolta differenziata? No, sul termovalorizzatore. Sì, sulla raccolta differenziata. Questo non è un termovalorizzatore. No, io parlo a livello regionale. Tutti sono d'accordo nel fare la raccolta differenziata in modo che la parte indifferenziata rimanga al minimo. Sì. Questa parte indifferenziata poi andrebbe al termovalorizzatore, perché secondo tutti quelli, insomma, con cui ho avuto modo di discutere,
ormai la tecnologia Certo. avanzatissima parla di termovalorizzatori che hanno un impatto ambientale. Non dicono questo le direttive europee, non dicono questo soprattutto i medici. C'è disponibile su internet sono dei documenti che dei medici hanno prodotto e hanno dimostrato e collegato la diretta causalità fra bruciare rifiuti e il cancro. E altre malattie simili, altre malattie gravi. Quindi è stolto e stupido colui il quale pensa che nell'arco del tempo inquinare l'ambiente, inquinare l'aria che respiriamo sia una cosa positiva. Siccome praticamente bisogna responsabilizzare chi fa gli imballaggi, ecco perché io dico che il processo è vasto e va tutelato con delle normative e delle leggi. Ci sono degli imballaggi che non sono differenziabili, perfetto, perché la classe che governa l'Italia al Parlamento e che al governo non fa delle leggi in modo tale che quegli imballaggi che si sa benissimo potrebbero essere sostituiti siano per legge sostituiti? Perché se una cosa è indifferenziabile e per forza finisce in un percorso che ha un vicolo cieco, allora faccio una cosa, alla base, cara ditta che produci per esempio una confezione di qualche cosa, tu ti accorgi, in commercio ci sono confezioni su confezioni, ci sono addirittura, che so, le bottiglie, per fare un esempio, le bottiglie del latte di plastica o di Tetra Pak o di un altro materiale che sono avvolte a loro volta Sì. di confezioni di cellophane. Oppure, che ne so, vai a prendere in macelleria, al supermercato o in una bottega, vai a prendere un determinato tipo di alimento e lo vedi avvolto in una confezione e poi la confezione è all'interno di un'altra ulteriore confezione. Allora facciamo che per legge chi produce delle cose ha anche la responsabilità degli imballaggi e se l'imballaggio io non riesco a differenziarlo, a rimetterlo nel circuito, allora io comincio a vietartelo. So che è una cosa, come dire, Sì. molto, molto dura da digerire perché significa sconvolgere tutto, ma anche inquinare l'aria che respiriamo sconvolgerebbe la vita dei nostri No, qua pronipoti. stiamo facendo discorsi Un forse un po' più discorso molto importante, importante, ma più grande di noi, nel senso che noi lo purtroppo ci so. dobbiamo occupare, insomma, delle questioni locali. Vabbè, abbiamo capito, insomma, sei stato Guarda, il abbastanza. giorno che mi diranno, caro Nicola, quello che esce fuori dal termovalorizzatore, dall'aver bruciato i rifiuti, non ti fa male, te lo puoi respirare, ce lo respiriamo tutti insieme. Il giorno che mi diranno questa cosa e io con certezza non ho nessun dubbio di questo tipo, lo dirò, quella è la direzione giusta. Fino a quando, purtroppo è così, fino a quando il termovalorizzatore bruciare i rifiuti genera delle sostanze cancerogene che determinano delle malattie gravi, mortali, allora fino a quel giorno quella è la direzione sbagliata, sicuro. Perfetto, chiarissimo. Parliamo di Mazara e del Consiglio Ok. Comunale perché negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una, come dire, delle sedute più esplosive che Direi. a memoria mi ricordi del Consiglio Comunale di Mazara. Ricordo qualche atteggiamento un po' particolare, qualche seduta un po' esplosiva ai tempi di Nicolasaro, No, ma anche prima se ti ricordi. forse. Sì. Volò un casco una Sì, volta, quasi quasi fu un sì. salto dei banchi, vabbè, insomma, ne abbiamo Insomma, viste ne di tutti i abbiamo viste, colori. abbiamo visto. Però, insomma, l'espulsione col cartellino rosso di un consigliere comunale era da molto Che non che non succedeva. succedeva e l'argomento, per dire la verità, è molto importante, un argomento che è stato anche al centro, insomma, della campagna elettorale delle regionali, ma anche Delle delle comunali, comunali sì. di 2 anni fa, di Frazzetta, 3 anni fa. ti Mi ricordo che c'era un candidato sindaco, Frazzetta, che ne ha fatto proprio il cavallo di ricordi? E mi ha battaglia. incuriosito, io ho preso tutti i documenti, ci ho studiato, ma non da solo, anche altri consiglieri so che ci hanno lavorato. Alla fine ho prodotto diversi atti, l'ultimo un atto di indirizzo, una mozione portata in consiglio in cui venivano citati tutti i documenti attinenti la fase della Stiamo parlando convenzione della convenzione del dei gas gas, sia con del Siciliana metanodotto Gas. che della Siciliana Gas. Sì. Perfetto, quella di cui mi sono occupato io è la convenzione che il comune ha con Siciliana Gas. Ora però le azioni di Siciliana Gas sono confluite in Italgas, quindi il rapporto è con Italgas.
riguarda le tubazioni che sono nelle città, nella nostra città, nelle vie cittadine, e l'impianto che è lì a Capofeto. Quindi è tutto proprio di competenza direttamente comunale. Il comune potrebbe, deve intervenire se lo vuol fare. La competenza è del sindaco. Il sindaco, ai sensi della convenzione a suo tempo stipulata negli anni 80, nell'articolo 9 di quella convenzione c'è scritto che la convenzione è una durata di 30 anni dal giorno in cui comincia la prima erogazione del gas. La convenzione la si votò allora nell'81, però alcuni anni dopo, c'è la data precisa, cominciò la prima erogazione. A detta della stessa Italgas, i 30 anni finiscono il 31 dicembre 2018. Quindi Poi c'è però ancora un anno. ci sarebbe ancora un anno di convenzione, però c'è scritto anche in quella convenzione, all'articolo 9, in un comma, c'è scritto che qualora il comune o la ditta volessero recedere da questo accordo, da questa convenzione, da questo rapporto, dovrebbero farlo almeno un anno prima. E quindi il Quindi 31 entro il dicembre. 31-12-2017 o il comune o la ditta, se volessero cambiare questo accordo, se volessero recedere il rapporto, se volessero modificare il rapporto, dovrebbero, devono entro il 31-12 comunicare: ok, noi non ci stiamo più, vogliamo cambiare tutto. C'è stata una missiva nel 2010 da parte, allora fu firmata se non erro dal vice sindaco, allora era Giovanni Quinci, il sindaco Nicola Cristaldi, chiaramente il sindaco credo abbia avallato questa scelta. Mandarono una missiva a Italgas e Italgas rispose, nella missiva c'era scritto che si pensava eventualmente di verificare se era opportuno recedere dal contratto o meno dalla Si è convenzione. testato il polso, insomma. Sì, dopodiché il buio più totale. Dal 2010 ad oggi niente, non c'è più niente, nessun tipo di relazione, di missiva. Allora l'Italgas rispose che se il comune aveva delle intenzioni erano disponibili ad ascoltare. Non ci risulta nessuna azione intrapresa. Sono stato, tra virgolette, costretto alla fine, visto che il sindaco è venuto in consiglio comunale solo 2 volte, è venuto all'inaugurazione e poi è venuto a una seduta aperta in cui si parlò giusto giusto di rifiuti. Andò via, proprio parlando del progetto BEST, andò via, da allora non è più venuto in consiglio comunale. Ho chiesto con un altro indirizzo Ma te, se... tra l'altro, il vice sindaco Borano nell'ultima seduta ha annunciato che il sindaco verrà, se non sbaglio ha detto questo, verrà a relazionare O su. meglio, non è riuscito a parlare perché appunto anche lì, vedi, quando la si butta in caciara, a me è dispiaciuto che ci sia stata questa espulsione di Randazzo. Anche se devo dire è andato un Però po' devo dire oltre. anche un'altra cosa, ma se un consigliere comunale apre il microfono e dice che non chiuderà più il microfono e quando non ottiene risposte, e l'amministrazione, la fattispecie, il vice sindaco apre il microfono e comincia a parlare e tu continui fino a farti buttare fuori, io non capisco, ma facciamoli parlare. Non hanno parlato mai su questa cosa, stanno cominciando a parlare, anche se dicono cose su cui non siamo d'accordo, sentiamoli. Ma se la si butta in caciara e si viene buttati fuori, poi si rischia che c'è la sospensione, si rischia che non si riesce più a votare l'atto. Quindi alla fine io credo che si fanno dei passaggi non proprio istituzionalmente corretti. Facciamo votare l'atto. Se poi lo si vota contrario, se poi l'amministrazione e il sindaco non vengono a relazionare su una cosa per la quale tutto il Consiglio Comunale con l'atto indirizzo dice al sindaco: sindaco, venici a parlare di questa questione, vienici a dire cosa hai deciso, se proseguire per altri 10 anni o viceversa se non rinnovare e mettere ad appalto il servizio del gas in città. Ce lo viene a dire. Se non ce lo viene a dire, allora sì, facciamo tutti casino, facciamo tutti caciara, occupiamo l'aula, allora sì. Ma se questa cosa ancora è in discussione, capisco che oramai i tempi sono diventati insopportabili, Strettissimi, strettissimi. strettissimi, e su questo Randazzo ha assolutamente ragione, perché è assurdo che la prima è scaduta, quella dei dubbi a mare della Che è anche la convenzione. più pericolosa, diciamo, quella Ecco, che ha perfetto, quella su cui si fatto sarebbe da discutere per il pericolo e per eventualmente se, più. Per i danni che sono stati che creati. eventualmente sarebbero stati creati. E non si risponde, anche in quest'altra che va a scadenza e non si risponde, allora è chiaro che una reazione ci deve essere. Ma dopo che abbiamo votato, dopo che abbiamo ascoltato, il vice sindaco stava parlando, c'è stata l'occasione affinché il vice sindaco andasse via, perché poi il vice sindaco se n'è andato e non ha più parlato dopo la sospensione in aula.
cosa. Quindi tatticamente ha sbagliato. Tatticamente ha sbagliato. La tattica, dove è stata un po' sbagliata, ma in ogni caso. Poi l'assessore Ballatore prende il microfono e fa appello a tutta la maggioranza di votare la mozione, quindi chiedere al sindaco di venire in aula a relazionare entro fine anno, giusto? E quindi ora vi aspetto che il Presidente del Consiglio si attivi immediatamente per una riunione consiliare in cui il sindaco venga a relazionare, visto che abbiamo tutti i consiglieri comunali, tranne alcuni, perché ce n'è stato uno che per esempio si è astenuto, nonostante l'amministrazione attraverso l'assessore Ballatore abbia chiesto di votare favorevolmente la mozione, tutti i consiglieri di maggioranza, uno si è alzato e disse no, io mi astengo, io non l'ho capita, comunque forse ognuno avrà valutato come preferisce. Però dico, a questo punto ci sono in ballo tante situazioni, il sindaco deve venire a relazione, perché se non lo fa a questo punto secondo me è colpevole di non aver mantenuto il legame con la città e con il consiglio comunale. Beh, vedremo, in maniera seria, due volte è venuto in consiglio, dal 2014 al 2017. Perfetto. Ma in quale comune succede che il sindaco non va in consiglio comunale anche semplicemente per assistere, anche per, semplicemente per fare una dichiarazione? Io questa cosa veramente... Vabbè, è una, inaccettabile. Bisogna anche dire che però insomma la maggioranza in consiglio, nonostante insomma vari scossoni, è ancora abbastanza forte, per cui insomma il pensiero del sindaco lo si conosce benissimo. In ogni caso, diciamo, tramite gli interventi dei consiglieri comunali, insomma, perché il sindaco non è il sindaco della maggioranza, è il sindaco di tutti, anche della cosiddetta opposizione. Io personalmente non mi sento opposizione, mi sento un consigliere della città che su alcune cose la pensa come il sindaco, su altre cose non la pensa come il sindaco, e quindi interloquire nelle sedi istituzionali non vedo perché non possa essere fatto, sinceramente è una cosa che mi sconforta da questo punto di vista. Perfetto, che anno è stato questo 2017 al Consiglio Comunale? Ti faccio questa ultima domanda così... Ma è stato un anno in cui si sarebbe potuto fare molto di più, è stato un anno in cui certi impegni non sono stati mantenuti. Io ricordo per esempio l'aumento del 300% degli oneri di urbanizzazione, delibera fatta l'anno scorso 2016 a fine anno, l'amministrazione, i consiglieri di maggioranza si prese impegno per rimodulare quella delibera che aveva delle criticità, per riuscire a venire incontro al settore dell'edilizia. Ebbene, sta finendo anche tutto il 2017, quell'impegno non è stato mantenuto, gli oneri di urbanizzazione sono rimasti altissimi e nessuno è intervenuto. Ci hanno detto in tutto questo anno stiamo lavorando su questa cosa, ma evidentemente non ci hanno lavorato abbastanza. Anche quest'anno sta finendo, anche quest'anno, superato il 31-12, non si potrà abbassare per l'anno in corso questa tariffa, questo importo sugli oneri di urbanizzazione. Anche quest'anno il settore dell'edilizia avrà subito questo ennesimo smacco, diciamo così, smacco. Perfetto. Poi per il resto è stato un anno in cui... Poche manifestazioni estive, forse? Allora, basti pensare, io ho fatto una domanda al dirigente che era in aula, al dirigente che si occupa di bilancio, alla dottoressa Stella Marino. Dissi, ma i pagamenti ordinari nel comune di Mazzara a che mese sono fermi? Il comune le ditte le paga, giusto? Qua, a quando risale il pagamento ordinario ultimo? Mi ha risposto fine giugno 2017, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Sono ancora scoperti. Sono scoperti, cioè il comune secondo me rischia veramente tantissimo, è inutile che scrivono numeri sul bilancio se poi effettivamente questi numeri non si traducono in pagamenti per ditte che lavorano per il comune. Quindi è stato un anno, caro Enzo, è stato un anno molto particolare. Quindi quando mi si dice in estate le manifestazioni, oppure a Carnevale, a Natale, ma al di là delle manifestazioni, proprio che so, le gare d'appalto e le ditte che lavorano per l'urbanizzazione delle strade, cioè, ma se i pagamenti sono fermi a giugno, ci rendiamo conto che questa città sta vivendo un periodo gravissimo, gravissimo. E quando mi si dice che ci sono mancati introiti, per esempio, torniamo ai rifiuti, vedi come mancati introiti sui rifiuti, sul pagamento delle tariffe attinenti ai rifiuti 2010-2011, hanno mandato il 2012 e arriveranno il 2013 e quelli a seguire. Quindi quando si dice la città non paga, sì, ma se tu non hai la bolletta non gliela mandi, la città non paga, chiaro, ragazzi, non paga, non gli hai mandato la bolletta a casa.
E se c'è un ritardo di 5 anni sulla bollettazione per il pagamento dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, è chiaro che tutto a ruota è in ritardo e questi ritardi sono accumulati. E quindi quando mi si viene a dire che questa amministrazione è stata efficiente, no, caro Enzo, questa amministrazione dal 2009, perché e questo è il secondo mandato, ma se ci sono problemi già dal 2009 fino ad adesso, vuol dire che da questo punto di vista l'amministrazione ha fallito. Perfetto, Perché questo io faccio il lavoro per il comune, il pagamento del comune è fermo a giugno. qualcosa non va, va bene. Certo che non va. Parliamo di 5 Stelle, proprio stringato, accennavo all'inizio di questo grande successo elettorale a Mazara, che prelude a che cosa? Ma io spero tantissimo che preluda. Intanto devo ringraziare i cittadini mazzaresi, ma della provincia anche, perché se fosse stato per i cittadini mazzaresi o i cittadini della provincia, in Sicilia avremmo un governo 5 Stelle, avremmo cancellieri, Presidente. presidente, e avremmo anche la possibilità di realizzare tutte le cose che io ho detto sui rifiuti, quei progetti, erano nel programma, di realizzare quel programma. Purtroppo così non è stato perché, in altre province Musumeci ha avuto la meglio. Però questo grande risultato mazzarese e non solo mazzarese è preludio, secondo me, di grandi belle cose. Ora ci sono le elezioni nazionali. Secondo me il Movimento 5 Stelle lì si gioca la partita, quella seria, perché è da anni che aspettiamo quel momento. Perché questo paese non lo cambiamo dalle amministrazioni locali, comunali. Lo cambiamo Dalla testa, sicuramente. modificando le leggi, bisogna avere i numeri, perché quando si fa una legge, per esempio, per abbattere i costi della politica, se non c'hai i numeri in Parlamento per poterlo fare, non te la voteranno mai. Ecco perché invito tutti i cittadini, veramente, che se tengono a certi temi, i temi del rispetto alla natura, i temi di un'economia fatta in maniera diversa, i temi riguardanti la fiscalità delle imprese, se credete veramente in queste cose, se credete nel progetto, nel programma del Movimento 5 Stelle, votate in massa Movimento 5 Stelle alle nazionali, perché con i numeri in Parlamento riusciamo veramente a votare le leggi che servono, a votare le leggi che abbiamo proposto. Il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo. All'articolo 9 di quel provvedimento c'è scritto: chi percepisce il reddito di cittadinanza, le 780 euro come singolo in difficoltà o 1.100 euro come coppia, quel provvedimento non è che ti danno i soldi e te li porti a casa a farti un altro lavoro in nero oppure a farti gli affaracci tuoi. No, con quel provvedimento tutte le amministrazioni locali ti chiamano ogni giorno quando servi per pulire le strade. Quindi non hai il tempo di farti un altro lavoro. Inoltre ti devi obbligatoriamente andare a formare per eventualmente una cosa che vuoi fare in futuro. Quindi tu hai, oltre ai soldi in tasca per poter mangiare e riparte l'agricoltura, hai soldi in tasca per poter avere un tetto e quindi riparte l'edilizia, è un'iniezione diretta alle persone che hanno bisogno, ai settori in cui serve rimettere i soldi. Oltre a questa cosa, tu cittadino che percepisci quei soldi, sei obbligato a lavorare dove serve, per esempio per le amministrazioni locali, e a formarti e aggiornarti per avere la possibilità di rimetterti nel circuito del Del lavoro. lavoro. Quindi questi provvedimenti, cari italiani, se li volete realizzare, costa 17 miliardi di euro questo provvedimento, il reddito di cittadinanza. E la ragioneria di Stato ha messo l'ok, quindi è possibile farlo. Ci sono le coperture finanziarie. Hanno trovato 20 miliardi di euro in 24 ore per una banca. Pensate se non si possono trovare 17 miliardi di Per euro l'intera per l'intera popolazione, popolazione. per provare a intervenire nella povertà. Se volete fare queste cose, ci vuole la maggioranza e quindi bisogna votare il Movimento 5 Stelle affinché si abbiano i numeri per votare le leggi che servono a questo paese, se credete, se vi piace il programma del Movimento 5 Stelle. Quindi il preludio è roseo. Io approfitto per fare gli auguri a te di Natale. E io le faccio a te, Ai naturalmente. cittadini tutti faccio gli auguri da parte mia, del Movimento 5 Stelle, dei cittadini, insomma, auguri di buon Natale e buone feste. Trascorretele se potete in famiglia, perché sono feste, diciamo, di famiglia. E niente, con l'augurio che il 2018 sia un anno migliore e magari che sia anche un anno stellato.
prima che la si vota non si sa mai. Io ci spero Va bene, tantissimo. va bene. Con questo tuo appello chiudiamo questa trasmissione. Ringraziamo Nicola Lagutta per essere Io ringrazio intervenuto. te, è stato veramente un È piacere. stato un piacere sentirti, assolutamente. Grazie a tutti voi e buonasera. Ciao ciao. Ti ho fatto parlare.